Possiamo solo immaginare l'emozione dei giocatori in occasione di esordi come questo. Il campo nel suo massimo splendore, i primi cori dei tifosi, la consapevolezza di recitare su un palcoscenico più ampio del solito. Va in scena il maggiore spettacolo del calcio europeo per club. E loro, i giocatori, lo sanno. Sanno che sarà dura, che il margine d'errore è minimo. Ma è solo a questa partita che devono pensare ora, per mettere la concentrazione giusta per vincere. Un caloroso benvenuto da Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Che complesso magnifico. È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. Vecchio torneo, nuova edizione, stessa altalena di emozioni. Allacciate bene le cinture, mancano solo pochi istanti al calcio d'inizio. La partita inaugurale del girone offre sempre diversi spunti, Fabio. È anche la prima occasione per mandare un messaggio alle altre squadre del gruppo. Una parte importante la giocherà il nervosismo iniziale, ma la voglia di cominciare bene il torneo sarà un forte incentivo per entrambe le formazioni. Tutto pronto, la sfida può avere inizio. Va via di forza. Vinicius Junior. Lautaro Martinez. C'è, il portiere dice di no. Salva la sua porta. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applauso. Lautaro Martinez. Vinicius Junior. Vinicius Junior! Piuttosto sfortunato qui però. Il pallone è uscito di nulla. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Squadra al debutto nella massima competizione europea per club. Sì, Fabio, il mister è stato chiaro. Bisogna ben figurare sul palco. Può colpire! Un gol strepitoso! Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Lautaro Martinez. La gioca a sinistra. Riceve un pallone interessante. Preferisce il retropassaggio. Impossibile tirare in queste condizioni. Lo hanno intrappolato. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Si può provare. Conclusione sul fondo. Vuole la profondità. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Provano a partire in velocità. Lungo passaggio in avanti. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Arda Turan. La gioca sulla destra. Manchester United ha subito spesso gol nella Balti. Splendida reazione del portiere. Che salvataggio da parte del portiere. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. E va a colpire di testa. Ha segnato.
Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Un bel calcio d'angolo e un perfetto colpo di testa. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. La gara sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Scatta verso il pallone. Valverde raccoglie un passaggio dalle reti. Incornata! Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Lautaro Martinez. Arda Turan. Difesa energica e decisa. Azione fallosa, nessun dubbio. Cerca la fondo, palla al piede. Magari avrebbe potuto creare soluzioni alternative. L'azione è sfumata così. Vinicius Junior. Lautaro Martinez. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Scatta verso il pallone. Arda Turan riceve in posizione interessante. Scodella in avanti. Occasione per il contropiede. Riceve la palla. C'è retropassaggio. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ecco un'occasione di contropiede. Lotta, perde l'equilibrio. C'è la palla lunga, in avanti. Occhio al tiro. E ci è mancato davvero poco su questo tiro. Un tiro tecnicamente ben eseguito. È stato solo sfortunato a non trovare la porta. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Pallone lungo, in verticale. Opportunità di ripartire. La mette in avanti. Da lì può, prova a tirare. Salvati dal palo. Cerca l'uomo là davanti. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Arda Turan. Lautaro Martinez. Vinicius Junior. Attenzione, è un grande riflesso qui. Tenta di scavalcare la mediana. Arriva il fischio dell'arbitro. Può bastare per questo primo tempo. Che opinione ti sei fatto di questi primi 45 minuti? Si trovano in una posizione invidiabile grazie a una prova di forza maiuscola. Se rientreranno in campo con la stessa intensità del primo tempo, ci sarà ben poco da fare per gli avversari. 2-0. Un verdetto importante dopo questi primi 45 minuti. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. Lautaro Martinez! E hanno segnato ancora! Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Un gol splendido di potenza e precisione. Quando i tiri sono effettuati bene, con potenza e giro giusti, i palloni di oggi possono prendere traiettorie inaspettate ed essere imprendibili. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Si riparte dal 3-0. Fallo netto, non c'è ombra di dubbio.
Guarda Turan. Ecco Martial. Si libera la grande. Continua ad avanzare verso l'area. Arda Turan. Allarga il gioco a destra. Hernandez dice no. Recupera palla con un ottimo intervento. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Martial. Non può, prova la conclusione. Il pallone è dentro. Stanno mettendo in piedi uno spettacolo memorabile. Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. Ormai sembra una partitella d'allenamento. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei... Martial! Colpisce in linea, portiere battuto. Ai, stanno correndo rischi davvero inutili. C'è spazio. Martial! Sembrano molto sicuri, hanno già segnato in questo modo. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Grande occasione. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Ma dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste, puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle. Non vogliono farsi superare con giocate in profondità o addirittura nell'uno contro uno. L'avversario ha avuto la meglio. Scatta verso il pallone. E non trova nessuno là in mezzo. Cerca un varco con un pallone lungo. Palla che torna nella zona del portiere. Il portiere la calcia lontano. Martial. La palla viene rigiocata verso l'interno. L'estremo difensore la calcia lunga. Sulla destra. Hernandez di forza. Tentativo in avanti, lungo. Martial. E trova il compagno. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Cerca un'azione veloce. Quindi prende splendidamente il tempo in scivolata. Cerca lo spunto. Dunque, rimessa laterale. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di fare entrare in mista. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio fare entrare un giocatore fresco. Marzia! Eh sì, trova la rete. Non si fermano più. Gli avversari hanno il volto della disperazione. Sì, Fabio, e da quello che vedo potrebbe non essere l'ultimo. E loro è un dominio assoluto. Ormai sono diventati degli specialisti dei gol in zona Cesarini. Secondo le statistiche sono proprio gli ultimi minuti del secondo tempo, il momento in cui segnano il più. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Colpisce! E stava per arrivare addirittura il sesto gol. E sulla palla i compagni aspettano il traversone. Va di testa! Biffa l'estremo difensore! Continuano a infierire su una difesa che fa acqua da tutte le parti.
Fabio, stanno cercando di migliorare le loro statistiche sulla differenza reti. D'altra parte nessuno degli avversari glielo sta impedendo. Segna quindi la seconda rete in questa competizione. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Allontana. Stanno mantenendo il possesso della palla nella zona centrale del campo. Servirebbe a questo punto un passaggio filtrante. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Martial ha una buona opportunità. Vediamo se può capitalizzare. Elegante. Chance per tirare. Ci è mancato poco, proprio alla fine. Questa di fatto era l'ultima azione della gara, finisce qui. Volevano iniziare al massimo questa stagione e questo torneo. È un risultato importante per la classifica e per il morale. E invece... Salve e benvenuti amici, vi parlo da un luogo dove si respira e si vive calcio 365 giorni all'anno. Qui il calcio è molto più che uno sport, è un caleidoscopio di emozioni, passioni e colori. Oggi però il colore dominante a far da sfondo a questo evento, per la verità, è il grigio delle nubi. Vedremo se porteranno pioggia, se lo faranno il risultato di questo incontro potrebbe diventare ancora più imprevedibile di quanto non sia già. Poco importa che si tratti di una finale di Coppa o di un'amichevole estiva, se c'è qualcosa che non manca mai all'Old Trafford di Manchester è l'atmosfera magica che si respira al suo interno. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Prova a giocarla in profondità. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Lungo passaggio in avanti. Riceve la palla. Prende l'iniziativa e la propone in avanti. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Bel gesto tecnico. Cavani! Bella parata! Che grande parata! Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Continua ad andare, palla al piede. La tocca con la testa. Bello il cross, ottima conclusione. Questo è un colpo di testa da manuale.
la coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Hanno trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazio. Manchester United ha vinto entrambi gli scontri disputati con questo avversario nella scorsa stagione e vediamo se quest'anno riuscirà a ripetersi. C'è la palla lunga in avanti. Pallone lungo in verticale. Si libera la grande. Manchester United ha iniziato la stagione con il piede giusto vincendo entrambe le prime due partite. Cavani trova il compagno in ottima posizione. Cavani, grande intuizione la sua. Il Manchester United dal calcio di punizione e questa è certamente una buona opportunità. La difesa qui deve assolutamente evitare di concedere gol, altrimenti si mette malissimo. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Un solo gol a referto, fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Arriva Cavani. Ahiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Cavani! E merita il gol. Ottimo disimpegno, fondamentale. Occasione fallita, è stato sfortunato qui. E c'è il colpo di testa. È mancata un po' di precisione. Il Manchester United ha portato tanti uomini in area di rigore, non sono comunque riusciti a realizzare. Cavani fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cross in arrivo. Scodella in avanti. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. E trova il compagno. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Cavani. Qui non ha saputo decidersi e la giocata non ha avuto l'effetto sperato. Ha la possibilità di andare verso la porta. Intervento deciso. Tutto regolare secondo l'arbitro. Bella apertura. È attento e allontana senza problemi. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Intercetta la rimessa, bell'anticipo. Pallone lungo in verticale. E perde il duello fisico con l'avversario. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Palla intercettata. Cavani può colpire. È un doppio vantaggio per lui. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare.
due gol di vantaggio e partita in discesa. La conclusione! Si chiude il primo tempo con questa buona occasione. Cosa pensi di questo primo tempo, Luca? Dovrà decidere se cercare di allungare ulteriormente il distacco o se pensare a difendere il bottino di due reti con cui inizierà la seconda parte. 2-0 il risultato di questo primo tempo e fino a questo momento, per la verità, c'è stata una superiorità evidente. Si riprende con il secondo tempo. Clark Solter. Se ne va. Ci prova. Gol, non sbaglia. E hanno trovato subito gol in questo avvio di ripresa. Hanno cambiato passo. Una rete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Il secondo tempo è appena cominciato e ora gli basta un solo gol per tornare in corsa. Può concludere. Buono comunque il riflesso sul cross. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Tocco preciso. Mbappé controlla la palla e inizia ad accelerare. Non può sbagliare. Prova a verticalizzare. Non riesce a mantenere il possesso. Mbappé. Chance. Il portiere dice di no. È stato splendido l'intervento del portiere. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Smanaccia, via, via il pallone. Passaggio sulla destra. Scodella il cross. Salta e colpisce di testa. Colpo di testa, rapido, preciso. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Ha avuto subito un grande impatto sul colpo. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. E si riparte con due gol di vantaggio. Un gol meritatissimo, secondo me. Stanno giocando molto bene e ora questo doppio vantaggio li farà sentire ancora più sicuri. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Cerca il numero. Pronto al tiro. Tiro davvero da dimenticare. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. Senza dubbio c'è bisogno di stringere le maglie delle difese. Ci sono elementi pericolosi in campo oggi. La scelta è giusta, ma dovevano pensarci prima, secondo me. Si sono resi conto troppo tardi che forse qualcuno qui meritava delle attenzioni particolari. E trova ben occasione d'oro. È riuscito a passare. Bravo, riesce a rubargli il pallone. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Tocca in avanti. E
non va troppo per il sottile. Gli prende splendidamente il tempo in scivolata. Foden. Tiro! La toglie dalla porta! E questa era veramente una grande occasione. Qui avrebbe potuto chiudere il discorso. Sarebbe stato impossibile rimontare 3 gol. Allontana la minaccia. Alla peggio nello scontro di forza. E in ottimo... Mbappé! Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Pazzesco! Il tiro aveva un effetto pazzesco! Io non voglio passare per quello che difende i portieri, Fabio, ma con i palloni di oggi a volte la palla prende dei giri assurdi ed è difficilissimo leggerne la traiettoria. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. Si riparte con una differenza di 3 gol, non poco. Mbappé. Grande forza fisica, non si è fatto sopraffare. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Lungo passaggio in avanti. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Gioca una palla lunga. Mbappé. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Occhio, può andare. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Mbappé, che botta! Conclusione pericolosa. Tonali, di forza. Riceve in ottima posizione. Prova la giocata di fino. Colpisce! La difesa non si fa sorprendere, spazza. Tonali. Calcio di punizione. Posizione interessante e manca poco al termine. Da lì potrebbe anche trovare la porta. I difensori dovranno provare in qualche modo a salvarsi da questa situazione. Mbappé! Un tiro eccezionale! E sembrano davvero non volersi fermare. Una traiettoria strepitosa. Che giocata! Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. E sono 3. E ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. È incredibile come sia sempre nel... È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Molte cose positive oggi, direi. Soprattutto lo straordinario momento degli attaccanti. Come giudichi la partita?
Un'atmosfera grigia e malinconica è quella che ci accoglie oggi, Luca. Ma come diceva quell'adagio, la pioggia non può cadere per sempre? Beh, insomma, qualcosa del genere. E quanto ci auguriamo di cuore, e come noi se lo augurano anche i tantissimi fan accorsi sugli spalti oggi, non curanti delle condizioni non ideali e impegnati a rianimare l'ambiente con i loro cori. Buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova emozionante gara del gioco più bello, spettacolare e divertente del mondo. Ecco che partito! Che parata! Certo, non un intervento di routine. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Questo errore potrebbe essergli fatale. Cavani con il fallo. Il portiere la spedisce su. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Il Manchester United arriva a questa partita forte di 3 vittorie di fila. Pericolo in area. Estremo difensore, la calcia lunga. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Il Manchester United ha vinto entrambi gli scontri disputati con questo avversario. Può concludere! Ha provato a tirare subito, ma non ha trovato la rete. Cavani è andato subito al tiro. Lasciargli questa libertà, però, significa correre un rischio enorme. C'è la palla lunga, in avanti. Pallone lungo, in verticale. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. E passa! I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Lancia il pallone in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ecco il filtrante. Bell'anticipo, pericolo sventato. Buona la sua progressione. Cavani! Il portiere si oppone. Gli lega la gioia del gol, che parata! Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Preferisce il retropassaggio. Cavani. Cavani! Libera tempestivamente. Cavani. Qui cercherà il tiro. E anche stavolta niente di fatto. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Palla filtrante per Cavani. Spazza il più lontano possibile. È fuori gioco. Lancio lungo del portiere. Prova a verticalizzare. Palla tra le linee. Si ferma qui la manovra. Il Watford non ha fatto bene nell'ultimo turno e a finire sul banco degli imputati è stato soprattutto il tecnico. Sì, l'allenatore non si è tirato indietro. Ci ha messo la faccia. Nel post partita si è assunto tutte le responsabilità. È innegabile. Il Manchester United al calcio di punizione. E qui forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. E qui ovviamente c'è spazio per gli specialisti, possono provare la battuta diretta. Calcerà forte o proverà la giocata di fino? Cavani.
Cavani. Mbappé. Bel gesto tecnico. Cerca l'uomo là davanti. Cavani. C'è un'opportunità. Ottimo passaggio. Mbappé. Prova a prolungare in avanti. Mette la palla in avanti. Calcio d'angolo per il Manchester United. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. E la difesa riesce ad allontanare. La mette in avanti. Cavani allontana il pericolo. L'idea era buona, ma non è riuscito a trovare il compagno giusto. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Può colpire. Grande parata. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Ed ecco che arriva il fischio e decreta la fine del primo tempo. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Che accelerazione alla fine della prima metà di gara. Sebbene ci sia un po' di delusione per non essere riusciti a cambiare il risultato, sicuramente le occasioni per riprovarci non mancheranno. Devono solo continuare a giocare come hanno fatto finora. Il bilancio a momento è positivo. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0 al primo tempo. Mbappé! Il Manchester United dal calcio di punizione. E quasi sicuramente proverà la conclusione a rete. Palla filtrata. Ecco il tiro! Va sul rimbalzo. Cerca un'azione veloce. E l'arbitro assegna un calcio di punizione a seguito del fallo. Il Manchester United arriva da una grande vittoria nell'ultima partita, ottenuta a suon di gol. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Bussetto. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Scodella in avanti. Tentativo di allungare il gioco. Lancia il compagno nello spazio. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Marcature strette, a quanto pare. Le individualità forti ne risentiranno. La marcatura stretta non è esattamente una soluzione elegante, ma è necessaria. Certi attaccanti sembrano sparire per 89 minuti, poi ti puniscono quando ti senti già tranquillo. Decidono di giocarla all'indietro. Ancora 0-0, potrebbe succedere di tutto. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. La mette sulla sinistra. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Si libera la grande. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. La gioca in profondità. Da lì può segnare.
Occhio alla... Un palo clamoroso! Cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. Si propone in mezzo. Lungo passaggio in avanti. Alla peggio nello scontro di forza. Fallo, nessun dubbio. Giallo sembra la risposta adeguata e infatti è così. Se ne va. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Stiamo entrando negli ultimi 15 minuti. Mbappé cerca spazio. La mette in profondità per il compagno. Pastore deve tirare e insaccano. Segnare lo scadere è sempre una grande gioia. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. Si ricomincia dall'1-0. I loro sforzi sono stati premiati con il vantaggio, ma dovranno darsi da fare per difenderlo. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Sbattono ancora contro la difesa. Prova a giocarla in profondità. Occasione! E passa! Può provare! Bell'intervento di Kelleher! Biffa l'estremo difensore! È un vantaggio importante, arrivati a questo punto della gara. Ha letto benissimo la situazione, depositato il pallone in rete. È stato bravissimo a sfuggire ai difensori per poi farsi trovare al posto giusto. Vinicius Junior, ricordiamolo, ha portato a casa la terza rete nella stagione. 2-0 dunque. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Si libera la grande. C'è spazio per calciare. Può tentare la conclusione. È decisamente fuori il bersaglio la sua conclusione. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Mbappé. E il quarto uomo segnala 2 minuti di recupero. Mbappé! Mbappé! Hanno commesso una leggerezza, è corso un rischio inutile. E l'arbitro dice che può bastare. Ce l'hanno fatta, una grande vittoria. Sono riusciti a vincere sugli avversari e ora i tifosi possono...